Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle carissimi, all'inizio di questa celebrazione eucaristica che ci fa rivivere l'ultima cena di Gesù con gli Apostoli, invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione. Pietà di noi, Signore. Contro di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Perdonaci la tua salvezza. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
Preghiamo. O Dio, che ci hai riuniti per celebrare la Santa Cena, nella quale il tuo unico Figlio, prima di consegnarsi alla morte, affidò alla Chiesa il nuovo ed eterno sacrificio con vito nuziale del suo amore, fa che dalla partecipazione a così grande mistero attingiamo pienezza di carità e di vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni il Signore disse a Mosè e ad Aronne in terra d'Egitto: questo mese sarà per voi l'inizio dei mesi, sarà per voi il primo mese dell'anno. Parlate a tutta la comunità di Israele e dite: il 10 di questo mese ciascuno si procuri un agnello per famiglia, un agnello per casa. Se la famiglia fosse troppo piccola per un agnello, si unirà al vicino, il più prossimo alla sua casa, secondo il numero delle persone. Calcolerete come dovrà essere l'agnello, secondo quanto ciascuno può mangiarne. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, nato nell'anno. Potrete sceglierlo tra le pecore o tra le capre e lo conserverete fino al 14 di questo mese. Allora tutta l'assemblea della comunità di Israele lo immolerà al tramonto. Preso un po' del suo sangue, lo porranno sui due stipiti e sull'architrave delle case nelle quali lo mangeranno. In quella notte ne mangeranno la carne arrostita al fuoco. La mangeranno con azimi e con erbe amare. Ecco in qual modo lo mangerete: con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano. Lo mangerete in fretta. È la Pasqua del Signore. In quella notte io passerò per la terra d'Egitto e colpirò ogni primogenito nella terra d'Egitto, uomo o animale. Così farò giustizia di tutti gli dèi dell'Egitto. Io sono il Signore. Il sangue sulle case dove vi troverete servirà da segno in vostro favore. Io vedrò il sangue e passerò oltre. Non vi sarà tra voi flagello di sterminio quando io colpirò la terra d'Egitto. Questo giorno sarà per voi un memoriale. Lo celebrerete come festa del Signore. Di generazione in generazione lo celebrerete come un rito perenne. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza.
renderò al Signore per tutti i benefici che mi ha fatto. Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Il tuo calice, Signore, ed oro di salvezza. Agli occhi del Signore è preziosa la morte dei suoi fedeli. Io sono tuo servo, figlio della tua schiava. Hai spezzato le mie catene. Il tuo calice, Signore, è oro di salvezza. A te offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome del Signore. Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: «Questo è il mio corpo che è per voi. Fate questo in memoria di me». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete, in memoria di me». Ogni volta, infatti, che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. No. Nostri di Cristo, nostri di Cristo.
Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: Signore, tu lavi i piedi a me. Rispose Gesù: quello che io faccio tu ora non lo capisci, lo capirai dopo. Gli disse Pietro: tu non mi laverai i piedi in eterno. Gli rispose Gesù: se non ti laverò, non avrai parte con me. Gli disse Simon Pietro: Signore, non solo i miei piedi, ma anche le mani e il capo. Soggiunse Gesù: chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto puro. E voi siete puri, ma non tutti. Sapeva infatti chi lo tradiva. Per questo disse: non tutti siete puri. Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Carissimi fratelli e sorelle,
Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Queste solenni parole dell'Evangelista Giovanni, che sono risuonate qualche istante fa, introducono il racconto della lavanda dei piedi ai discepoli da parte di nostro Signore Gesù Cristo e aprono il ricordo del dono di se stesso che Gesù ci ha lasciato nell'ora dell'addio. Al tempo stesso avviano il grande discorso da lui pronunciato nella vigilia dell'offerta di sé al Padre per la nostra salvezza. Questa celebrazione eucaristica, carica di una straordinaria intensità di sentimenti e di pensieri, ci fa rivivere la sera in cui Cristo, attorniato dagli Apostoli nel Cenacolo, ha istituito l'Eucarestia e il sacerdozio e ci ha affidato il comandamento dell'amore fraterno. Li amò fino alla fine. Questa toccante affermazione vuol dire che li amò sino alla sua morte sulla croce il giorno dopo, il Venerdì Santo. Ma intende anche significare un amore fino all'estremo, un amore fino al grado sommo e insuperabile della capacità di amare. La sera del Giovedì Santo ci ricorda pertanto quanto siamo stati amati. Ci dice che il Figlio di Dio, nel suo affetto per noi, ci ha dato non qualcosa, ma ci ha donato se stesso, il suo corpo e il suo sangue, cioè la totalità della sua persona, e che, per la nostra redenzione, ha accettato di subire la morte più ignominiosa, offrendosi come vittima. Nessuno mi toglie la vita, ma la offro da me stesso, così ci ricorda San Giovanni. L'esistenza dell'Eucarestia si spiega solo perché Cristo ci ha amati ed ha voluto farsi vicino a ciascuno di noi per tutti i secoli fino alla fine del mondo. Solo un Dio poteva ideare un dono così grande e soltanto una potenza e un amore infiniti potevano attuarlo. La Chiesa ha sempre considerato il sacramento dell'Eucaristia come il dono più prezioso di cui è stata arricchita. È il dono mediante il quale Cristo cammina con noi come luce, forza, nutrimento, sostegno in tutti i giorni della nostra storia. Parlando dell'Eucarestia, il Concilio Vaticano II afferma che essa è il culmine a cui tende l'azione della Chiesa e nello stesso tempo la fonte da cui promana tutta la sua forza. E dice anche che è la sorgente, il culmine di tutta la vita cristiana. Usando i termini fonte e culmine, sorgente e vertice, il Concilio ha voluto dire che nella vita e nella missione della Chiesa
tutto viene dall'Eucaristia e tutto porta all'Eucaristia. L'Eucaristia è il centro e il cuore della vita della Chiesa. Essa deve essere il centro e il cuore anche della vita di ogni cristiano. Chi crede nell'Eucaristia non si sente mai solo nella vita. Sa che nella penombra e nel silenzio di tutte le chiese c'è uno che conosce il suo nome e la sua storia, uno che lo ama, che lo aspetta e che volentieri lo ascolta. E davanti al tabernacolo ognuno può confidare quanto ha nel cuore e ricevere conforto e forza e ricevere la pace del cuore. L'Eucaristia è una realtà non solo da credere, ma da vivere. L'amore di Cristo per noi ci impegna a dare testimonianza di amore reciproco da parte nostra. L'Eucaristia è appello all'apertura verso gli altri, all'amore fraterno, al saper perdonare e al venire in aiuto di chi è in difficoltà. È invito alla solidarietà, al sostenerci l'un l'altro, a non abbandonare nessuno. E richiamo l'Eucaristia all'operoso impegno per i poveri, per i sofferenti, per gli emarginati. È luce per riconoscere il volto di Cristo nel volto dei fratelli, specialmente delle persone ferite e più bisognose. Il secondo mistero che ricordiamo questa sera è l'istituzione del sacerdozio cattolico. Cristo, il vero sacerdote, ha detto agli apostoli: fate questo in memoria di me. Fate questo, cioè il sacramento dell'Eucaristia, in memoria di me. E tre giorni dopo, la sera della domenica di Pasqua, agli apostoli ha detto anche: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui rimetterete i peccati saranno perdonati. In questo modo Cristo irradiò sugli apostoli i poteri sacerdotali, perché l'Eucaristia e il sacramento del perdono continuassero a essere rinnovati nella Chiesa, e fece così all'umanità un dono incomparabile. Nei giovedì santi degli anni passati era radicata tradizione ovunque nel mondo, dopo questa messa in Cena Domini, prolungare l'adorazione dell'Eucaristia lungo il corso della notte, con varie iniziative di preghiera, di adorazione, momenti di grande intensità religiosa. La drammatica situazione creata dal Covid-19 e il rischio del contagio, purtroppo, quest'anno non ce lo permettono, come già accaduto lo scorso anno. Ritornando però alle nostre case, dobbiamo continuare a pregare col pensiero e col cuore pieni di gratitudine per Gesù Cristo, che ha voluto restare presente fra noi come nostro contemporaneo sotto i veli del pane e del vino. Da Lui, Cristo, che ha vissuto nella sua carne e nella sua anima la sofferenza fisica e la solitudine,
vogliamo attingere la forza di cui abbiamo bisogno ora più che mai, per far fronte alle grandi sfide di questa pandemia che miete migliaia di vittime ogni giorno in tutto il pianeta. Abbiamo sperimentato in modo universale come un piccolo virus possa mettere in ginocchio il mondo intero. Affinché abbia termine questo dramma, dobbiamo fare ricorso a tutti i mezzi umani che la scienza mette a nostra disposizione. Ma perché termini questo dramma, c'è bisogno di un insostituibile passo in più. Dobbiamo elevare una grande, corale preghiera perché la mano di Dio ci venga in aiuto e ponga fine a questa tragica situazione che comporta preoccupanti conseguenze nel campo della salute, del lavoro, dell'economia, dell'educazione e dei rapporti diretti con le persone. Come ci ha insegnato lo stesso Gesù, è necessario andare a bussare fortemente alla porta di Dio, Padre Onnipotente, bussare al cuore di Dio. Un'ultima considerazione. La sera che vede la più alta manifestazione dell'amore e dell'amicizia verso di noi è anche la sera del tradimento. Attorno alla stessa messa, alla stessa mensa nel cenacolo, si affrontarono l'amore di Dio e il tradimento dell'uomo. Lo sottolinea anche San Paolo nella seconda lettura di questa messa, nella notte in cui veniva tradito. Nella vicenda dello sconfinato amore di Cristo, che ci ha amati sino alla fine, vi è l'amarezza della slealtà e del tradimento umano. Il Giovedì Santo è pertanto anche un invito a prendere coscienza dei propri peccati. È un appello a mettere ordine nella nostra vita e a metterci sulla strada del pentimento e del rinnovamento per ottenere da Dio il perdono. Nell'Eucarestia Dio si è talmente avvicinato a noi che non dobbiamo mai sentirci abbandonati, perché siamo sempre da Lui cercati, amati e invitati a ottenere, col perdono e col sacramento della riconciliazione, la gioia del suo perdono e a iniziare una ripresa spirituale col cuore più aperto a Dio e col cuore più aperto a tutti i nostri fratelli e sorelle.
Giunta l'ora di passare da questo mondo al Padre, il Signore Gesù ci ha lasciato il testamento del suo amore nell'umile gesto della lavanda dei piedi e nel dono supremo dell'Eucarestia. Apriamo il cuore ad accogliere la sovrabbondante grazia di Dio. Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore. Per il popolo cristiano, nel gesto di Gesù che lava i piedi ai discepoli, riconosca l'inesauribile ricchezza dell'amore del Padre. Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore. Per il nostro Papa Francesco, i vescovi, i presbiteri e i diaconi, vivano il loro ministero come servizio e dedizione senza limiti. Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore. Per i cristiani ancora divisi, il memoriale della Pasqua faccia risuonare l'ardente preghiera per l'unità che Cristo ha innalzato al Padre. Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore. Per gli uomini prigionieri dell'avidità e della violenza, riscoprano che il Signore si è offerto al Padre per tutti e intraprendano la via del servizio e della carità. Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore. Per tutti noi che condividiamo il pane del cielo alla mensa eucaristica, ci sia dato di condividere anche i beni di questo mondo con quanti hanno fame e sete di giustizia e di misericordia. Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore. O Dio grande nell'amore, che nell'ora della passione del tuo Figlio ci chiami a condividere la sua Pasqua, rendici degni di essere eredi e commensali della gloria nel banchetto eterno. Per Cristo nostro Signore. Amen. Thank you.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Concedi a noi, tuoi fedeli, o Padre, di partecipare con viva fede ai santi misteri, poiché ogni volta che celebriamo questo memoriale del sacrificio del tuo Figlio, si compie l'opera della nostra redenzione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Sacerdote vero ed eterno, Egli istituì il rito del sacrificio perenne, a te per primo si offrì vittima di salvezza e comandò a noi di compiere l'offerta in sua memoria. Il suo corpo per noi immolato è nostro cibo e ci dà forza. Il suo sangue per noi versato è la bevanda che ci redime da ogni colpa. Per questo mistero di salvezza, il cielo e la terra si uniscono in un unico canto nuovo di adorazione e di lode, e noi con tutti gli angeli del cielo proclamiamo senza fine la tua gloria. No.
clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo, per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, di accettare e di benedire questi doni, queste offerte, questo sacrificio puro e santo. Noi te lo offriamo anzitutto per la tua Chiesa santa e cattolica, perché tu le dia pace, la protegga, la raduni, la governi su tutta la terra, in unione con il tuo servo, il nostro Papa Francesco, e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli. Ricordati di tutti coloro che sono qui riuniti, dei quali conosci la fede e la devozione. Per loro ti offriamo, e anche essi ti offrono, questo sacrificio di lode e innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé e ai loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute. In comunione con tutta la Chiesa, mentre celebriamo il giorno santissimo, nel quale il Signore nostro Gesù Cristo fu consegnato alla morte per noi, ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, San Giuseppe suo Sposo, i tuoi santi apostoli e martiri, Pietro e Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone e Taddeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio e Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Giovanni e Paolo, Cosma e Damiani e tutti i tuoi santi, per i loro meriti e le loro preghiere, donaci sempre aiuto e protezione. Accetta con benevolenza, o Signore, questa offerta che ti presentiamo, noi tuoi ministri e tutta la tua famiglia, nel giorno in cui il Signore nostro Gesù Cristo consegnò ai suoi discepoli il mistero del suo corpo e del suo sangue, perché lo celebrassero in sua memoria. Disponi nella tua pace i nostri giorni, salvaci dalla dannazione eterna e accoglici nel gregge dei tuoi eletti. Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettarla a nostro favore in sacrificio spirituale e perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. In questo giorno, vigilia della sua passione, sofferta per la salvezza nostra e del mondo intero, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili, e alzando gli occhi al cielo a te, Dio Padre suo onnipotente, rese grazia con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese nelle sue mani sante e venerabile questo glorioso calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti
in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Ogni volta che mangiamo di questo pane, ne beviamo questo calice, annunciamo la tua morte, Signore, nella attesa della tua venuta. In questo sacrificio, Padre, noi, tuoi ministri e il tuo popolo santo, celebriamo il memoriale della beata passione, della risurrezione dai morti e della gloriosa ascensione al cielo del Cristo tuo Figlio e nostro Signore, e offriamo alla tua maestà divina, tra i doni che ci hai dato, la vittima pura, santa e immacolata, pane santo della vita eterna, calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele, il giusto, il sacrificio di Abramo, nostro padre nella fede, e l'oblazione pura e santa di Melchisedec, tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio onnipotente, fa che questa offerta per le mani del tuo angelo santo sia portata sull'altare del cielo davanti alla tua maestà divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e sangue del tuo Figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo. Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro, o Signore, e a tutti quelli che riposano in Cristo, la beatitudine, la luce e la pace. Anche a noi, tuoi ministri peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, concedi, o Signore, di aver parte alla comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino, Pietro, Felicità, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia e tutti i tuoi santi, ammettici a godere della loro sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo, Signore nostro, tuo Dio, crei, santifichi sempre, fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas
dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Corpo e sangue di Cristo uniti in questo calice siano per noi cibo di vita eterna. Amen. Per il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, liberami da ogni colpa e da ogni male, e fa che sia sempre fedele alla tua vita e non sia mai separato da te. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Corpo di Cristo. Thank you.
solo quando arriva là, dunque è 1, 1, 3, 1, 3, 1, 3, poi quando dico 5 arriva tanto un altro, ok? Preghiamo, Padre Onnipotente, che nella vita eterna ci hai nutriti alla cena del tuo Figlio, accoglici come tuoi commensali al banchetto glorioso del cielo, per Cristo nostro Signore. Amen.
stellare.